Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nella cameretta di Noel, come potete vedere, e faremo un room tour. Diciamo che su questa cameretta io ricevo parecchie domande in genere e voglio in questo video raccogliere tutte le domande che spesso mi vengono fatte, come ad esempio dove hai preso l'armadio, la cassettiera oppure alcuni altri oggettini ecco decorativi. Quindi questa è la sua cameretta all'inizio, io quando la preparavo, in vista appunto della nascita. Questa camera aveva anche un lettino che era lì nell'angolo, dove in questo momento ci sta la piscinetta con le palline. Poi però noi l'ho spostato, cioè me l'ho solo sempre tenuta a letto con me, oppure nel lettino in camera, e quindi in questa stanza ho deciso di diciamo, dedicarlo soltanto alla zona giochi. Parto dall'angolino, subito a sinistra appena si entra in camera. Qua c'è un metro che ho inserito, in realtà è tutto rosa, pensavo fosse di un colore un pochino più neutro, però per adesso va bene così. Questo è un regalo che ci hanno fatto, ci ho messo, adesso non si vede benissimo, comunque l'impronta del suo piedino quando aveva un mese. Dietro c'è scritto la data con una delle sue primissime, primissime foto. E questo è l'armadio. L'armadio l'ho preso da Ikea, dal sito di Ikea, l'ho composto proprio da zero. E componendolo appunto da zero ho avuto possibilità di scegliere tutto, quindi il numero di cassetti, il cassetto in vetro, il ripiano in vetro, cesta e il ripiano da sopra in alto con le due aste. Io sopra ci tengo la vaschetta per il bagnetto, l'ho presa su Amazon, si richiude ed è comodissima. Nel ripiano più alto ci tengo maglioni, maglietta, maniche corte, mentre qua felpe, tutine, in questo caso non solo una, e giacche, quello invece un sacco Nanna. Qua io di solito non ci tengo niente, ma questo è il pigiamino che li metterò stasera. Qua ci sono alcune cose per il suo compleanno, che non so veramente dove mettere. Nel primo cassetto ci tengo cappellini, scarpette, cose per uscire. E qua dentro invece body, là sotto invece i pantaloni. E qua tutte le borse per uscire oppure da viaggio. Poi magari fatemi sapere se vi interessa vedere come ho organizzato bene tutto nel dettaglio, che vi faccio un video a parte perché sennò viene un video lunghissimo. Accanto abbiamo la cassettiera con il fasciatoio dove io lo cambio. Qua sopra ci sono tutti i prodotti che mi possono servire, vabbè, più qualcuno come ad esempio la protezione 50, l'arnica, la pasta emo, cremine per il viso, cremine per il corpo, c'è un po' di tutto. Qua in un'altra perché non mi ci stava tutto là dentro, semplicemente cotton fioc e di solito ci tengo anche le salviettine. Fasciatoio, qua ci sono un paio di oggettini, un paio di ricordi anche del battesimo, questa era la sua bomboniera che è un carillon. Questa cassettiera l'ho presa anche da Ikea ed è la cassettiera Hemnes, se non sbaglio, dopo magari mi correggo in un secondo momento. Io questa, se siete in dolce attesa, insomma ve la consiglio tantissimo perché è veramente capiente. Là, cioè, ci potete mettere dentro di tutto ed è comodissima anche per inserire direttamente proprio gli scoop di Ikea. Li potete comporre in mille, veramente in mille modi. Ecco, vi faccio giusto un paio di esempi, poi magari anche per questa vi faccio vedere meglio come l'ho organizzato in un altro video. Questo set di tre mensoline invece l'ho preso su Amazon e si fissano molto semplicemente. Lo specchio l'ho preso da Yusk ed ha questa, diciamo, finitura un po' dorata. Poi qua alcune cose come cesta per i panni sporchi che ho preso da H&M, mangiapannolini, questo qua ve lo consiglio tantissimo. Io tra l'altro non utilizzo le ricariche di Tommy Dippy, ma quelle un po' più economiche che si trovano su Amazon e ci durano una vita. Questo l'ho preso da Tre le Morele, una caserma di pompieri ed è carinissima. Ovviamente Noel deve crescere ancora un po' prima di iniziare a giocarci, però è veramente carina. Date uno sguardo sul loro sito, hanno veramente tantissime cose. Tra l'altro è un sito, sono artigiani polacchi, quindi questa cosa mi piace, diciamo ci dà un valore aggiunto. Poi qua abbiamo la sua altalena, questa spesso riceve tantissime domande, è di Mamoy, trovata sempre su Amazon, fissata in alto con degli stop che trovate sempre nel kit. La mongolfierina è un lampadario e l'ho presa sul sito di Zara Home, anche se adesso, visto che purtroppo mi sa, non è più disponibile. Questo è il mio angolino preferito, anche se in questo momento è un po' caotico, perché ho dovuto spostare una box che stava alla terra perché Noel ci si arrampicava sempre e finiva per farsi male, quindi per adesso questo angolino è ancora da sistemare. Ma presto arriveranno anche i suoi regali di compleanno, ve li farò vedere, sono un po' ingombranti, quindi diciamo che preferisco tenere un po' di spazio libero. Questa l'ho presa dal sito di Miao Baby e ci sono un sacco di colorazioni di palline. Noel qua dentro adora giocarci. La tenda invece da H&M.
Tutti gli animaletti, oltretutto, che vedete in giro, la maggior parte sono sempre di H&M. Di H&M ho preso tantissime cose. Il proiettore delle luci, questo è un proiettore Aurora Boreale, lo trovate su Amazon. Comunque, se andate sul mio sito, scusate, sul mio profilo di Instagram, link in bio, trovate proprio liste Amazon. Là dentro ho racchiuso un sacco di cose che ho preso proprio da lì. Fino a che ogni volta che lo guardo mi viene un nervoso addosso incredibile, perché Winnie ha il brutto vizio di mangiare tutte le cose in legno che trova in giro, specialmente le cose piccole, quindi questo è veramente rovinatissimo. Però vi dico che a noi piace tantissimo giocarci, ci sarebbe veramente le ore qua sopra. E anche questo l'ho preso su Amazon. Una piccola cesta portagiochi. Altro pupazzo che penso sempre di aver preso da H&M. Questa è una cosa che ho fatto io. Allora, lo specchio l'ho comprato da Brico, mentre la sbarra l'ho presa sul sito di Sklum ed è uscita una specchiera Montessori. Qua Noel si aggancia, sta in piedi, è iniziato a stare in piedi proprio su questa spalliera. Questa, magari avete già riconosciuto lo stesso, diciamo, lo stesso stile, è dallo stesso sito della caserma dei pompieri, sempre presa da Tre le Morele. Mensoline prese da Ikea, queste io in realtà diciamo che ho il desiderio di fargli una libreria Montessori, vorrei riuscire a farle con le mie mani, però vediamo. Per adesso i libri li passo io, li ho messi tutti qua e ci ho preso anche questa scimmia che è stato un regalo di mia cugina e lo zainetto personalizzato. Poi c'è un'altra cesta portagiochi di Primark, anche se quella io prima o poi la metterò via, cioè in questi giorni comunque adesso che faccio un po' di ordine la metto via. E gli terrò solo quella perché è sufficiente insieme a tutti questi altri giochi che ha. E io ho iniziato ad adottare il metodo della rotazione dei giochi, quindi una volta a settimana io tolgo dei giochi, li metto su in soffitta, la settimana dopo li cambio in modo che non si stanchi mai e soprattutto che non ci siano sempre 1000 giochi sparsi per casa. Comunque questo mobiletto l'ho preso dal sito di Sklum. L'unica cosa che devo fare è fissarla al muro. Questa non aveva i ganci inclusi, infatti li devo, diciamo, costruire io. Voglio mettere uno stop, un gancio e diciamo fasciare il mobiletto in modo che non succeda niente. E qua ci trovate un po' di giochi. Questi sono quelli della settimana, poi come vi ho detto, la settimana prossima cambierò ancora. Un'altra cosa che ho fatto fare personalizzata è il suo nome. Ora, se non sbaglio, questo l'ho fatto fare da una pagina Instagram che non è italiana, si chiamano Treasure Box Studio. Vi fanno scegliere il carattere, la grandezza, il colore del legno, un sacco di cose. Quindi, se volete, dateci uno sguardo, una sbirciata, hanno anche qui tante cose carine. Quindi, questa è la sua cameretta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se ho tralasciato qualcosa, dimenticato qualche dettaglio, fatemi sapere sempre nei commenti che vi rispondo.